Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi riprendiamo i video domanda e risposta per completare quello della volta scorsa che vi lascio qua sopra e linkato come sempre anche sotto. Perché? Perché è rimasta in sospeso la domanda che ora vi vado a leggere che parla proprio dei cosiddetti parenti serpenti. Domanda: ti è mai capitato di dover soffocare quel brutto sentimento di vedere i tuoi figli pendere dalle labbra di persone che comunque non condividono i tuoi principi? Esempio, io ho parenti che spingono velatamente che mio figlio abbia un'educazione cattolica, nonni che non approvano che il maschio giochi a pulire e usare la cucina, persone molto vicine che hanno l'idea che il bambino non debba prendere freddo, sporcarsi, toccare, eccetera. Quando le persone hanno un'influenza molto grande sui nostri figli e purtroppo anche se hanno ricevuto le nostre indicazioni non rispettano davvero ciò in cui crediamo o semplicemente non ci arriva, non vedi il maschilismo del nonno, che fare? Sono persone presenti con le quali il dialogo non ha funzionato. Allora, questo è un argomento molto grande di cui parlo piuttosto spesso e che mi è stato chiesto tante volte, cioè cosa fare quando le persone che frequentiamo nella nostra vita non condividono i nostri valori, persone vicine a noi che hanno a che fare con i nostri figli. Voglio fare una grande premessa che secondo me è davvero la base di partenza per fare un ragionamento su questo tema, ovvero qualsiasi tipo di educazione noi scegliamo, qualsiasi siano i nostri valori, sarà impossibile che nella vita noi incontriamo solo persone uguali a noi, con gli stessi nostri valori, principi, idee, perché siamo tutti diversi e quindi anche all'interno dello stesso tipo di persone, quindi persone che condividono valori, ci saranno magari pensieri diversi su alcune sfumature di un determinato argomento. Vi porto l'esempio delle persone vegane, come si approcciano per esempio al tema della lana, che è un tema complicatissimo e assurdo, dove non c'è un giusto e uno sbagliato, ma ognuno poi di conseguenza si aggiusta e agisce. Quindi anche tra persone molto simili ci sono pensieri diversi. Questo per dire cosa? Che qualsiasi siano i nostri valori, non troveremo mai la famiglia, gli amici, il contesto scolastico che sarà aderente a come la pensiamo noi. Questa è la vita ed è anche la sua bellezza, cioè la diversità e il fatto che nella diversità poi si cresce se si impara ad approcciarsi alla diversità nel giusto modo, quindi nel modo corretto. Quello che noi dobbiamo fare è capire che non possiamo proteggere, schermare i nostri figli da tutto quello che gli arriva, perché ora sarà il nonno che magari vuole che il bambino sia battezzato, o che non vuole che giochi con la cucinetta, o che non vuole che si iscriva a danza, per esempio. Ma domani potrebbe essere l'insegnante di scuola che magari porta il bambino, che ne so, allo zoo e tu sei contrario allo zoo. E dici, beh, ma nella scuola come facciamo? Ecco, quindi il punto qual è? Il punto è che nelle relazioni in generale noi non possiamo controllare cosa pensano tutte le persone che ci circondano, questo è impossibile, ma possiamo controllare noi stessi e le nostre reazioni di fronte a quello che gli altri fanno e insegnare ai nostri figli altrettanto, quindi a fare lo stesso, cioè non dobbiamo pensare di circondare il bambino solo di persone che la pensano esattamente come noi e quindi siamo sicuri perché tutti agiscono secondo le nostre indicazioni, ma dobbiamo parlare col bambino e fornire a lui gli strumenti per poter prendere solo quello che sceglie di prendere. E qui entriamo in un concetto, molto grande che è il non attaccamento. La nostra sofferenza, il fatto di stare male nella vita, dipende quasi sempre dal desiderio che le cose siano diverse da quello che sono. Quindi io non riesco ad accettare che i miei genitori non la pensino come me. Io vi capisco perfettamente perché appunto nel mio caso, che sono una persona che ha dei valori e dei principi che non sono condivisi dalla maggior parte delle persone,
mia madre, mio padre, ma anche mio marito, perché quando ci siamo conosciuti quasi 20 anni fa eravamo due persone diverse, abbiamo fatto due percorsi diversi e oggi alcuni valori di base non li condividiamo purtroppo. Quindi ti ritrovi comunque circondato da persone anche strette che non condividono i tuoi valori. E va bene così, nel senso che il mondo è così. Cosa dobbiamo fare? Quindi impazzire, ritirarci e stare isolati da tutto il mondo solo con persone identiche a noi? No, sarebbe impensabile e neanche sano, perché dal confronto si cresce. Che cosa dobbiamo fare perciò? Renderci conto appunto che la nostra sofferenza e la nostra rabbia viene generata dall'attaccamento, dal desiderio che gli altri siano diversi da quello che sono. E quindi che cosa facciamo? Spendiamo un sacco di energie nel cercare di cambiare gli altri e di spiegare le nostre ragioni, cosa che molto spesso è controproducente, perché sapete che c'è un detto che dice: quando l'allievo è pronto, il maestro arriverà. Allora, se tu vai a gamba tesa dai tuoi genitori ipercattolici e vuoi spiegare le mille ragioni per cui tu non lo sei e li vuoi convincere, è veramente una causa persa. Queste cose arrivano spontaneamente, per alcuni non arriveranno mai, e se la persona è interessata a voler fare un cammino, a mettersi in discussione su un determinato X tema, sarà lei a cercare informazioni su quel tema, a venirvele a chiedere. Quindi l'atteggiamento di attaccare cercando di difendere le proprie posizioni è completamente inutile, così come è inutile dire ai genitori appunto non essere come sei, perché è una cosa che non si può chiedere. Quindi che cosa possiamo fare? Innanzitutto occuparci di noi stessi, quindi delle nostre reazioni di fronte a tutto ciò che avviene intorno a noi. Noi abbiamo magari per noi stessi dei principi saldi, fermi, fondati su delle basi solide e ci comportiamo di conseguenza. Quando il bambino entra in contatto con delle persone che sono estremamente diverse da noi, appunto come può essere un tema, quello religioso è un tema, ma potrei dirne tantissimi altri che sono legati, molto spesso mi viene chiesto mi comprano un sacco di cose, io non le voglio, oppure cioè, ce ne sono tanti di queste tematiche. Che cosa possiamo fare? Possiamo innanzitutto sicuramente parlare con il bambino, quindi esporre quelle che sono i nostri pensieri ed essere sempre sinceri. Io porto il mio esempio perché ovviamente può essere esplicativo e darvi qualche spunto, perché le situazioni possono essere tantissime. Per esempio, rispetto al tema del mangiare vegetale e dell'approcciarsi in maniera antispecista agli animali, questa è una scelta che io non condivido nemmeno con mio marito, il quale non lo è. Quindi che cosa accade? Che i bambini ovviamente vedono in casa degli atteggiamenti molto diversi tra me e il padre e fanno delle domande. Naturalmente io preparo loro sempre cibo vegetale, capita che il padre prepari altro cibo. Io mi arrabbio perché voglio che mangino solo vegetale? No, io parlo con i bambini, spiego la mia scelta, anche a Sebastiano che è piccolino, è cosciente, perché io glielo spiego, ovviamente secondo quelle che sono le sue competenze, e lui sceglie se mangiare o meno le cose preparate dal papà. Io mi arrabbio perché le mangia? No, perché? Perché lui è un'altra persona, bisogna accettare anche che i nostri figli non sono davvero nostri, sono delle persone che abbiamo messo al mondo che hanno un loro pensiero, che hanno diritto di crescere, di commettere i propri errori, di sperimentare e magari un giorno di pensarla in maniera diametralmente opposta da noi, e questo noi lo dobbiamo accettare. Non facciamo i nostri figli per fare una copia di noi stessi. Dobbiamo essere coscienti che ognuno nella vita ha un suo percorso e che imporre le nostre idee non sempre, diciamo, ha l'esito che noi speriamo, ovvero che il bambino crescerà secondo i nostri principi. A volte li avrà opposti, perché ci sono quei comportamenti appunto oppositivi per cui poi tuo figlio verrà l'opposto di quello che tu vorresti.
Quindi, secondo me, la cosa importante da fare qual è? È quella di essere sempre sinceri, spiegare perché noi non compriamo tanti oggetti, spiegare perché mamma mangia solo cose vegetali, spiegare perché mamma non vuole andare allo zoo, bioparco, come lo volete chiamare, è uguale, spiegare perché non abbiamo la macchina, spiegare perché non siamo cattolici. Ma questo non significa che io impedisco a mio figlio di essere cattolico, cioè se il bambino, ecco, questa è un'altra cosa, no? Se tuo figlio vuole approfondire la religione cattolica perché si sente spinto a farlo, che lo faccia, che arrivi da solo alle sue conclusioni, cioè io sono molto di questo parere, secondo me ognuno deve fare il suo cammino, tutti passiamo, la vita è, no, un evolversi ed è molto importante imparare anche, certamente assorbendo, quindi è molto importante che noi che siamo la figura di riferimento abbiamo un atteggiamento comunque coerente, ma anche sereno, cioè non arrabbiato, non oppositivo, ma sereno nel rispondere sempre con calma quando ci viene fatta una domanda e quando ci si presenta davanti a una situazione difficoltosa. Che cosa fare? Voglio riprendere la domanda perché vorrei cercare di essere il più chiara possibile. Allora, ti è mai capitato di dover soffocare quel brutto sentimento di vedere i tuoi figli pendere dalle labbra di persone che comunque non condividono i tuoi principi? Certo che mi è successo, succede sempre quando ai miei figli vengono magari comprate, che ne so, all'edicola, quelle cose che io non compro perché inquinano l'ambiente, fanno male, si rompono dopo 2 giorni e quella volta che c'è il nonno magari che gliela compra, loro tutti contenti perché sanno che è una cosa che io non farei mai e sono felicissimi, per dirne una. Questa cosa è successa anche con Stella. Stella ormai ha 7 anni, bene, io vi posso dire che Stella già da un paio di anni mai, e vi dico mai, si fa comprare nulla, alcunché all'edicola. Da più piccola lo faceva quando io non c'ero. Ora, a forza di chiedermelo e di capire, ora ha capito qual è la ragione per cui io non glielo compro. Ora è abbastanza grande anche da poter vedere dei filmati nei quali si vedono le cataste di spazzatura che vengono, che vanno a finire in ambiente a causa del nostro comportamento di questo usa e getta, compro cose a 1 euro, poi le butto, tanto se si rompono non importa. Ne ha preso coscienza e non lo fa più, non lo fa più per sua scelta. Ma non è che io ho mai urlato con i miei perché regalavano queste cose ai bambini. La stessa cosa potrei dirvela per tanti altri discorsi, potrei portare ad esempio. Quindi qui che cosa devi fare? Parlare con i bambini, parlare e avere la pazienza e soprattutto accettare che tuo figlio non necessariamente la penserà come te. Quindi tuo figlio non è tuo, non è una cosa tua, non è un oggetto, è una persona e in quanto tale ha diritto ad avere un parere diverso dal tuo. Nel confronto e con il tempo si farà un'opinione, tu mantieni la tua e spiega le ragioni per cui non la pensi così. Il tuo esempio appunto è i parenti che spingono velatamente che tuo figlio abbia un'educazione cattolica. Allora, qui c'è un'altra tematica secondo me molto importante, ovvero l'educazione dei figli viene scelta dai genitori. Quindi in una famiglia che non è cattolica, se non c'è una scelta da parte del genitore o non c'è una spinta da parte del bambino che desidera approfondire una determinata cosa, nessuno, nemmeno i parenti, si devono permettere di entrare in queste faccende. Quindi che siano i tuoi genitori, allora lo fai tu, che sia tuo marito, i genitori di tuo marito lo farà lui, i genitori vanno semplicemente fermati, perché molto spesso che cosa succede? Siamo noi che mettiamo dei paletti, cioè siamo noi che permettiamo alle persone di entrare nel nostro spazio personale. La religione e le questioni in generale etiche sono questioni che si discutono all'interno del nucleo familiare, cioè il fatto che io spesso ne parlo con mio marito, no? Il fatto che io possa fare una scelta appunto religiosa piuttosto che etica nel mio caso, per esempio,
può essere un problema all'interno di marito, moglie con i figli, cioè nel nucleo familiare stretto, ma quello che avviene al di fuori è scelta altrui. Se i tuoi genitori sono cattolici, va bene così, ma non possono prendersi il, diciamo, prendersi la libertà di imporre questa idea all'interno di una famiglia, di un nucleo familiare che non è il loro, che è il tuo. Quindi li devi stoppare, che non vuol dire rispondere male, ma dire: io non sono cattolica per questo, questo e questo motivo. Non è argomento su cui io mi sento e ho voglia di discutere, perché ho già fatto le mie ricerche e la penso in questo modo. Non mi va di approfondire, quindi basta, non è un argomento di conversazione, fine. Non c'è nulla da spingere, si dice no e no, basta, fine lì. Ecco, pure qui siamo noi che diamo la possibilità agli altri di invadere certi spazi. Se noi mettiamo dei paletti, state tranquilli che nessuno invade il vostro spazio. Nonni che non approvano che il maschio giochi a pulire e usare la cucina. Questo qui è un tema sul quale si può parlare per ore con i bambini, anche con libri. Per esempio, ve ne avevo postato uno, me ne avevo parlato qua, Così come sono. Se ritrovo il video ve lo lascio qui nelle schede e giù, andatelo a guardare. Ci sono tantissimi libri che parlano di parità di genere. Noi, la nostra generazione deve lavorare sotto questo aspetto per cercare di superare questi limiti veramente chiusi che distruggono la vita di tanti bambini che magari vorrebbero fare delle cose tipo danza e non la fanno per paura di essere bullizzati o addirittura appunto giudizio da parte così gratuito da parte dei nonni o chi per loro. Non parliamo del fatto che in casa tutti devono dare una mano. Come facciamo se tuo figlio non approva, che tuo padre non approva che il maschio pulisca la cucina? Non ci interessa niente, perché papà in casa aiuta? Sì, bene, papà è l'esempio maschile principale all'interno di una famiglia, quindi è importante che il padre aiuti in casa, chiaramente, ma tutti contribuiscono, e anche qui con i bambini si parla, si spiega che il nonno viveva in un'altra epoca, una volta erano solo le donne che dovevano pulire, fare, eccetera. Oggi non è più così, siamo tutti uguali, tutti dobbiamo contribuire secondo le nostre possibilità all'andamento della famiglia e della casa. Quindi anche se sei maschio e soprattutto se ti piace, puoi fare tutto, vuoi ballare, balla, vuoi cucinare, cucina, vuoi pulire, pulisci. Fai quello che vuoi, oltretutto se cresciamo i figli con un'educazione montessoriana, i bambini puliranno da piccolissimi, sarà qualcosa di assolutamente normale, e anche qui possiamo fare presente che non gradiamo certi commenti, quindi semplicemente magari dopo la prima volta che il nonno interviene si dice: guarda papà, non gradisco queste cose, per piacere, non, cioè, anche se le pensi, ti prego di non esporle ad alta voce davanti al bambino. Fine. Quindi anche qui, anche nel dialogo con i nostri genitori, ci deve essere un pochino più di libertà e di, come dire, sincerità, cioè diciamo quello che non ci sta bene, perché loro sono adulti e possiamo comunque avere un dialogo un pochettino più aperto. Poi, rispetto al fatto che i bambini non devono prendere freddo, non si devono sporcare, ma che ve ne importa? Cioè, ma è così importante quello che pensa Tizio, Caio, Sempronio, l'amico? Non ci deve interessare, cioè l'unico, se non c'è una presenza molto, come posso dire, invasiva nella vita dei nostri figli, ma che ce ne importa di quello che pensa la gente? Cioè, noi non, quello che pensa la gente è affare loro, non è cosa che riguarda noi e i nostri figli. Quello che le persone criticano negli altri, lo sapete, dice molto di quelle persone e molto poco di noi. Qui la domanda si conclude con: quando le persone hanno un'influenza molto grande sui nostri figli e purtroppo, anche se hanno ricevuto le nostre indicazioni, non rispettano, non ci arrivano, eccetera, cosa fare? Allora,
Io penso questo, che la grande influenza e la grande presenza nella vita dei nostri figli deve essere soprattutto quella della famiglia. I nonni non hanno il compito di educare i figli, i nonni devono fare i nonni, in quanto tale va bene se li viziano, va bene la caramella in più, va bene il giochino in più. Non devono educare, non hanno quel compito. Quindi quando mi viene chiesto, ma se il bambino passa tutta la giornata con i nonni, ecco, io è una cosa che sconsiglio vivamente, cioè il bambino non dovrebbe passare tutta la giornata con i nonni. Se c'è una necessità di lavorare presto, quindi lasciare il bambino molto piccolo a casa con qualcuno, beh, molto meglio una persona qualificata che ha studiato e che noi selezioniamo, oppure un ambiente scuola dove comunque c'è un insegnante, c'è una varietà, più bambini, gli insegnanti si succedono, quindi non c'è un'unica figura, ma spesso almeno ce ne sono due. Molto meglio quello piuttosto che il nonno. Il nonno non è una figura atta ad educare. Questa cosa molto molto spesso può creare poi difficoltà e problemi nella crescita, delegare 100% ai nonni la crescita dei bambini. Se il nonno fa il nonno e vede il bambino il giusto tempo, perché poi i bambini di oggi vanno a scuola, hanno lo sport, cioè quanto li vedono questi nonni? Non è quello che fa l'educazione, l'educazione la facciamo noi in casa attraverso il dialogo, attraverso l'esempio che noi incarniamo e su cui dobbiamo lavorare. Anche qui, cioè, vi piacerebbe che vostro figlio vivesse tutta la sua vita frustrato perché tutte le persone che lo circondano non sono come lui? Non credo. Quindi la stessa cosa dobbiamo fare noi, cioè dobbiamo uscire da questa grandissima frustrazione di non trovare persone uguali a noi, perché il mondo purtroppo questo è, e quindi dobbiamo imparare a viverci serenamente e a farci vivere serenamente i nostri figli. L'approccio, il modo in cui ci poniamo è sempre la cosa più importante. Vi vorrei leggere qualche piccolo passaggio in conclusione a questo video che parla del buddismo zen. Il libro è sempre lui, profondo come il mare, leggero come il cielo. E ci sono dei passaggi che secondo me vorrei commentare. Allora, non è importante come ci trattano gli altri e che cosa ci riserva il mondo, conta come noi trattiamo gli altri e come noi ci approcciamo al mondo. Dalla combinazione del nostro pensiero, della nostra parola, della nostra azione, che compongono insieme il karma, deriva la nostra serenità interiore. Quindi noi dobbiamo imparare ad approcciarci a ciò che ci arriva dall'esterno e anche a ciò che non ci piace con serenità, con calma, partendo dal presupposto che non possiamo controllare tutto, né per noi e né per i nostri figli. Andiamo avanti, vi leggo un'altra parte. Allora, voi sapete che, vabbè, la prima nobile verità nel buddismo è che la sofferenza esiste. La seconda nobile verità dice che la sofferenza ha una causa. La terza, questa causa, aspettate, prima di andare alla terza, la causa è un desiderio insaziabile, inarrestabile e costante che monopolizza le nostre giornate e guida le nostre decisioni, agita le nostre menti e corrompe il cuore. Non è un desiderio particolare, è semplicemente il desiderio che la vita sia diversa da ciò che è. Ecco perché dukkha è traducibile come insoddisfazione. Noi soffriamo non perché non siamo capaci di essere felici, perché in realtà chiunque lo è stato almeno una volta, è perché non siamo in grado di essere soddisfatti. Quando le cose vanno male, naturalmente non siamo soddisfatti, ma anche quando vanno bene vorremmo sempre che andassero un po' meglio. Quindi il motivo per cui soffriamo è il desiderio di cambiare le cose e l'incapacità di accettarle per ciò che sono. Credo che questo si possa applicare davvero a tutto nella vita, anche a queste cose di cui abbiamo parlato. Quindi accettare che tutto non è come vorremmo è la base di una vita serena. Il problema non è la vita, ma è nostro e sono le nostre infinite aspettative.
Quindi l'arte zen è l'arte di accettare la vita, invece di lamentarsi per ciò che è al di fuori del nostro controllo, un Buddha sa trovare qualcosa da apprezzare in tutto quello che succede ed è consapevole di non poter appunto controllare ciò che è al di fuori di sé. Vorrei concludere con una cosa che forse vi aiuterà a spegnere un po' la rabbia nei confronti delle persone che vi infastidiscono e che fanno delle cose che voi reputate assurde. A me succede sempre, sempre, perché voi parlate di religione, parlate, ecco, voi mettetevi nei miei panni, cioè nei panni di una persona che comunque ha degli ideali, dei valori etici che non vengono rispettati praticamente da quasi nessuno. E io vi capisco perfettamente, quindi, e per questo credo di voler, voglio concludere con questa lettura. La compassione è il sentimento più alto che esista, perché è l'antidoto ai sentimenti negativi. La rabbia diventa compassione quando ci rendiamo conto che la sofferenza esiste per tutti. E noi dovremmo scendere dal piedistallo del nostro ego, abbandonare il vittimismo in cui ci rifugiamo e capire che non siamo i soli a stare male. L'odio non è mai placato dall'odio, ma è placato dalla gentilezza. Quando avete a che fare con persone che vogliono ferirvi, provate compassione nei loro confronti, perché non vorreste mai essere o diventare come loro. Osservate con attento distacco questi individui e vi renderete conto che dietro alle loro cattiverie non c'è altro che sofferenza. E con questo vorrei concludere, perché credo sia davvero la base da cui partire, provare compassione per quelle persone che hanno quegli atteggiamenti che a noi fanno rabbia. Cioè, prova a metterti nei panni di tuo padre, magari come è cresciuto, magari voleva fare delle cose ed è cresciuto con persone sopra, con i suoi genitori che gliele hanno negate perché lui era maschio, oppure, cioè, cerchiamo di capire che ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo cammino e quindi lasciamo andare, non stiamo a preoccuparci di quello che pensano tutti gli altri, rassereniamoci. Io spero di avervi risposto a questa domanda, ma sono disponibilissima per qualsiasi altro approfondimento, lasciatelo giù nei commenti e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!